Questo è il secondo anno che per fortuna riusciamo a spingere a promuovere questo genere di eventi, una masterclass come hai detto tu, per entrare appieno nel mondo della cultura hip hop e cercare di farlo proprio a 360 gradi, quindi non solo dalla parte del rap che è diciamo la disciplina più di spicco, però proprio a 360 gradi, quindi anche con appuntamenti che prevedono di trattare argomenti riguardanti la produzione, le tecniche di DJing e di turntablism, il beatbox e come abbiamo fatto anche gli anni scorsi con la break e ovviamente anche la storia del rap, la storia dell'hip hop e di tutta quanta la cultura. È un fumetto bellissimo che racconta i primissimi anni di come viene, di come proprio nasce l'hip hop, quindi parte dal 1900 addirittura 72-73 raccontando la storia di Kulerk e di tutti i primi artisti, sia famosi che non. È uscito Straight Outta Compton al cinema che racconta tutta la storia degli NWA, sta per uscire a breve su Netflix e quindi lo troverete su internet The Get Down, che è questa serie TV tutta su gli anni, la fine degli anni 60, in realtà quasi l'inizio degli anni 70 nel Bronx. Perché? Perché tutta questa roba probabilmente fino a questo, a questi anni è stata poco documentata, o la documentazione era per una nicchia di appassionati, ti dovevi comprare The Source, Rap Pages, quelle riviste americane dell'hip hop dove trovavi degli articoli. E invece andando avanti nel tempo, più la nuova era in qualche modo si è sostituita dalla vecchia, si è sentito forse un bisogno, un'esigenza di raccontare la nascita dell'hip hop, raccontare i protagonisti, la storia dei protagonisti anche dell'old school, di chi in qualche modo ha cominciato tutta questa roba. Perché? Un po' perché sono delle storie bellissime, cioè sono delle storie interessanti, piene di persone che da con niente, con una piccola intuizione, hanno poi aperto mondi a mille altre persone. Un po' perché, visto che l'hip hop oggi piace a un sacco di gente, un sacco di nuove generazioni ci si avvicinano, ed è facile trovare tutto quello che è riferito all'hip hop di oggi, c'è secondo me il bisogno di invece andare un po' indietro e capire come è nata questa cultura, come è nata questa musica. Capirla perché è una musica piena di contraddizioni, è una musica particolare, una musica spesso esplicita, è una musica per la quale è stato dovuto, cioè è stato inventato il bollino parental advisory, cioè attenzione per i genitori, questo disco contiene una musica e dei testi non appropriati per dei ragazzini, anche se è la musica più ascoltata dai ragazzini. Allora, visto che è una musica in cui si parla tantissimo di armi da fuoco, si parla di sparare, si parla di ammazzare le persone o si parla di mandare a fanculo la polizia, c'è tutta quella roba del gangster e delle gang dentro, è una musica che soprattutto chi ascolta anche quella americana può chiedersi perché questa musica a volte arriva a essere così estrema. Il tutto va un po' ricondotto a dove nasce. Va capito che l'hip hop è un continuo delle gang che c'erano nel Bronx negli anni 60, cioè dei ragazzini come voi che non avevano niente in uno dei quartieri più distrutti di New York, ma distrutti voleva dire che si poteva dare, ci sono proprio dei filmati, si poteva dare alle fiamme un palazzo e non arrivava la polizia, non arrivavano i pompieri, non arrivava nessuno, quindi era una specie di giungla. Questi ragazzini avevano formato più di 100 e passa bande solo per il quartiere del Bronx e queste bande si controllavano piccole porzioni del quartiere, addirittura anche solo una via, però si ammazzavano uno con l'altro. Se negli anni 60 facevano a pugni e si accoltellavano, negli anni 70 hanno cominciato a spararsi. Da questo confronto che ha portato a un'escalation di morti assurde, le stesse bande si sono riunite come nel film I guerrieri del Bronx e hanno detto fermi tutti. Qui o troviamo una tregua o i nostri stessi fratelli, cioè ragazzini, muoiono per le strade. Sono riusciti a trovare una tregua. Queste centinaia di gang, di bande del Bronx hanno levato il proprio giacchetto. Ognuna aveva il giacchetto col nome, i Savage Skulls, i Crazy Latinos. Erano quasi tutti neri, latini, e c'erano un po' di bande pure di bianchi che raccontano erano i più matti.
quando hanno trovato questa tregua, succede una cosa importantissima, che per la prima volta non ci si ammazza più sotto casa, e quindi per la prima volta quello che c'ha l'impianto stereo può portare l'impianto stereo sotto casa e di facciamo una festa, mettiamo due dischi, facciamo ballare la gente invece di ammazzarci. E le varie gang che prima erano una contro l'altra si ritrovano e si cominciano a divertire e dicono figa sta roba, non ci ammazziamo più, e si cominciano a scontrare con i passi di breakdance. Cioè, invece di dire i Savage Schools vedono un'altra banda, gli vado sotto e gli accoltello, dice guarda io ho sviluppato sto ballo, noi abbiamo i DJ forti e nascono le crew. Ma il crew dell'hip hop è un proseguimento della gang e della banda. Quindi quando ascoltate il rap americano e magari vi viene da chiedervi perché questi sono così estremi, perché comunque c'è una tradizione, proprio una storia, cioè questa roba è stata fondata da persone che sono cresciute in un contesto violento e si sono dovute rapportare l'un l'altro usando la violenza, e quando hanno deciso di passare a un confronto invece musicale, creativo, artistico, hanno trasformato quella violenza in una sorta di aggressività musicale. Quindi invece di spararsi è diventato che l'MC dice all'altro io ti sparo, faccio fuori ogni MC che sta nella mia zona, e il confronto è diventato quindi meno violento, senza perdere quello spirito di competizione che però porta a un qualcosa di creativo. Questo per farvi capire perché secondo me l'hip hop è una musica così particolare, affonda le radici proprio nella cultura nera, latina, affonda le radici nel jazz, nel blues, che noi percepiamo il jazz come una musica intellettuale. Il jazz negli anni 20 era suonata nei peggiori bar dell'America, era la musica degli eroinomani, dei criminali, cioè i gangster andavano in quei locali dove si servivano illegalmente gli alcolici e la musica era il jazz, gli stessi jazzisti erano amici dei criminali di zona. Quindi c'è tutto un mondo, diciamo, sotterraneo legato a una cultura musicale che ha generato l'hip hop. Questo è quello che è successo in America. È un po' diverso ovviamente quello che succede in Italia. In Italia non c'erano le gang. In Italia l'hip hop nasce da persone che vedono l'hip hop già sbocciato, senza capire forse subito che c'era tutto un altro contesto che ha dato la vita a quelle cose, però vedono le feste nei parchi, vedono un DJ che monta l'impianto, vedono uno screcciare, vedono uno ballare, si innamorano di questa roba e decidono di rifarla in Italia, partendo prima facendola in inglese e poi arrivando a svilupparla in italiano. Più insomma si è capita questa roba, più si è capita che questa roba fa parte dell'espressione personale, più si è arrivata anche a capire che è inutile scimmiottare un comportamento che non ti appartiene, ma che l'hip hop insegna a raccontare quello che uno vede e quindi la propria realtà. Io fra i vari documentari che sono usciti ne ho visto uno in Italia che secondo me è la cosa fatta meglio, ed è Numero Zero. È questo film, proprio un film di un'ora e passa, che vuole raccontare un po' la nascita del rap e dell'hip hop in Italia, facendolo raccontare i suoi maggiori protagonisti. E secondo me è il documento migliore che potete trovare, cioè le testimonianze raccontate meglio, ma anche proprio c'è un interesse umano, non soltanto artistico. Più che altro c'è un Neffa che spiega tutta la storia di Sangue Misto, del perché non si è fatto un secondo album di Sangue Misto, insomma tutti i protagonisti di quel tempo, esclusi alcuni.